Mercoledì mattina, sono le 10, da Portobello, via Ovest, facendo un giro con un bel po' di scalato verso Alientu, che è tutta salita. Penso di fare una quarantina di chilometri. Sono parecchi anni che non rifaccio questo giro, vediamo. Intanto se lo trovo, ma dovrei non avere problemi. E poi che non sia cambiato qualcosa. Vediamo. Via, si va. Poi siamo... abbiamo appena preso la zona, la parte rurale, che da più o meno in conseguenza di Cala Sarraina, che è fuori Portobello, a salire circa 7-8 km, taglia a sinistra verso Santa Maria, ed è tutta una zona rurale. Qua c'è un bellissimo fiumiciattolo. Questo è l'ultimo pezzo di strada asfaltata, adesso comincia lo sterrato e prendiamo direzione San Biagio, che poi ci porterà da Alientu, e da lì è tutta salita, da San Biagio ad Alientu è tutta salita, anche una salita abbastanza impegnativa, poi comunque dopo vediamo. Video shortissimo, perché siamo in piena salita di San Biagio, sono 13 km. Tutti così. Adesso sono a 171 di cardio, perciò taglio il video, a dopo. Qua siamo in cima alla prima delle due salite per arrivare a San Biagio. Siamo a 278 metri di altitudine. Mi sono fermato un attimo perché sono arrivato a 180 battiti e bisogna riposarsi un secondo. Intanto vi faccio questo video, vi faccio vedere cosa c'è qua attorno, praticamente il nulla. A parte questa che penso sia una casa, è l'ultimo che c'è lì, è proprio lo scollino. Sotto dall'altra parte c'è il mare. Qua andiamo verso l'entroterra sardo, saliamo ad Alientu. Adesso ho ancora più o meno 6 km di salita per arrivare dopo Alientu, poi rientrerò verso Alientu e scenderò verso il mare di nuovo. Dunque, qua siamo praticamente a San Biagio, tra poco trovo l'intersezione per Alientu, comincerò a salire verso Alientu e poi finalmente cominciamo anche a scendere. E ci sono delle mucche che sono bellissime al pascolo, sotto il sole, non so come facciano. Questa è la strada da cui siamo venuti, che è appena ritornata asfaltata. Abbiamo fatto 20 km, siamo a 300 metri di quota. E adesso andiamo avanti. Eccoci, qua siamo arrivati in cima a Alientu, adesso comincia la discesa, sono più o meno 6-7 km di discesa, si arriva ancora a livello del mare, siamo ancora a 370 metri sopra adesso, e facciamo questi 370 di discesa spalmati su 6 km. Rapidamente, all'inizio della discesa, per farvi vedere questo scorcio di mare sotto, che è qualcosa di veramente fantastico. Qua sotto è Vignola, si prosegue, qua c'è un albero in mezzo, vabbè, qua è Vignola, Torre di Vignola, si prosegue lì avanti, dietro queste piante c'è Portobello, dove devo andare. Sono arrivato, sono rientrato adesso a Portobello. Sono entrato dalla portineria est anziché dalla ovest, perché è un po' più cortina, e abbiamo fatto 42 km, adesso ce n'è ancora uno, ora da arrivare fuori di casa. Ci abbiamo messo un'ora e 50 quasi, ma ho fatto fatica oggi. In cima alla salita di San Biagio ho dovuto rallentare perché ero veramente alto col cardio, sono arrivato anche a 100, oltre 180,
non ero molto in forma, eh. Ho pagato un po' la serata di ieri sera. Adesso torno a casa. Ciao a tutti, ciao ciao.